Paolo, ciao. A differenza degli altri comuni che mi hai fatto visitare, qui funziona diversamente perché siamo nella provincia autonoma di Trento. Che cosa Sì. fa la provincia autonoma di Trento? Consulta i sindaci prima e questo sindaco alla mia destra, Federico Secchi, che è sindaco di Avio, che cosa ha risposto la provincia quando la provincia gli ha chiesto vuoi prenderti i profughi? Ho risposto semplicemente che sono stato eletto circa 3 mesi fa, perché le amministrative in Trentino sono state a maggio, e che sono stato eletto principalmente per fare gli interessi della mia comunità. E credo che ospitare queste persone, di cui nulla sappiamo, perché il servizio che ha appena mandato in onda anche registra un forte problema di sicurezza, noi non sappiamo la fedina penale di queste persone nel loro paese d'origine, ecco, credo assolutamente non coinvolga l'interesse della mia comunità. Allora, lei avrebbe dovuto accoglierne quanti in base alle quote stabilite in provincia autonoma di Trento? Avrebbero dovuto essere 8. E di quei soldi che lei avrebbe speso per accogliere gli 8, che cosa farà? Allora, intanto sono soldi che lo Stato paga, ma sono soldi che lo Stato paga anche attraverso le nostre tasse. Noi abbiamo detto che è la nostra comunità quella che deve beneficiare del nostro interesse primario. E quindi, poiché abbiamo alcune ditte in sofferenza, alcuni lavoratori che pur lavorando non percepiscono lo stipendio, quanti abitanti ha il Comune di Avio? 4.150 circa. E 8 le pareva un numero eccessivo, anche 8? Assolutamente sì, sì, perché ne basta soltanto uno che sia un elemento, potremmo dire, sui generis. Solamente una persona potrebbe anche creare, no, un elemento di disturbo per mettere in difficoltà Quindi la mia comunità. Quindi lei sostiene neanche uno finché non sappiamo esattamente chi sono, questo grosso modo. Ma guardi, dottor Del Debbio, io ho visto l'arcivescovo di Bologna, Caffara, ha detto d'accordo, siamo in linea con le parole del Papa Francesco, però accogliamo solamente le famiglie e solamente le persone già identificate. Sì, ho capito.